Ed eccoci qua ragazzi, salve a tutti, nuovo episodio di Stray. Come al solito a inizio episodio vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. Detto ciò, ci stavamo avviando verso l'infracittà, credo. Vediamo. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Baldassar ha accennato a una tale Clementine, potrebbe aiutarci, troviamola. La foto e i simboli sul retro potrebbero esserci di qualche utilità. Ok, andiamo. Vediamo che posto è. Una vecchia metropolitana? Guarda, è una stazione della metropolitana. Avevo completamente dimenticato dell'esistenza di un simile mezzo di trasporto. Potevi raggiungere qualsiasi punto della città. La gente lo prendeva per andare al lavoro. Lo prendevo anch'io. Ogni mattina, dopo aver salutato la mia famiglia a casa. Mi ricordo, ho fatto tutto questo per loro, ma adesso non ci sono più. È stato tanto tempo fa. Poverino. Volevano vedere l'oltre, ma ha qualche importanza ormai? Cosa ne è stato di loro? Cosa ne è stato di tutti? Comunque siamo quasi arrivati all'infracittà. Troviamo questa Clementine. Abbiamo una sua foto, possiamo mostrarla a qualche compagno del circondario. Chissà, potrebbero darci una buona dritta. Mi dispiace per B12 oggettivamente. Vediamo. No. Dobbiamo passare qui dentro. Perché lui, ragazzi, prima era un umano, eh? No, da qua non si esce. O forse sì. Da quel buchino forse riusciamo a... Sì. Oh. Che succede qua? Non preoccupatevi della spazzatura. Neko Corporation pensa a tutto. Lo dici te? Dichiarare la propria identità, collabora o sarà necessario trasferirti in carcere? Ah, qui c'è un agente di sicurezza. Infracittà, siamo arrivati, bene. Dobbiamo trovare... La conosco. È una di quelli fissati sull'oltre. Che ne so, chiediamo qua dentro a questa.
No, questa. Una questione di tempo prima che venga beccata dalle sentinelle. Se continui a chiedere in giro, però finirai per trovarla. Ma tieni presente che troverai anche un mare di guai. Oh Clementine, se fossi in te, mi guarderei bene da rintracciarla. Ok, vabbè, è la stessa cosa. Sì, ho capito. Mi sono avvicinato all'ascensore e una sentinella mi ha urlato contro. Per anni. Vediamo se ci dice qualcosa. L'aria familiare, ma non ci giurerei. Il mio disco rigido fa un po' di ciriecca ultimamente. Mi dispiace, non potrei aiutarti. Dovresti chiedere a qualcun altro, ok? Scusa. Non lo so, allora. Hai qualche suggerimento? Allora, esamina. I simboli sul retro. No, allora, aspetta. No, no, boh, non ha. Ok, c'è una sequenza di simboli. Che non mi pare questa. Allora, qui è chiuso. Di idem. Beh, possiamo andare a controllare di là. Scusate ragazzi. Qua ci sono dei simboli molto simili a quelli. Sì, ho sbagliato tasto. Allora, ho una memoria. A ridaglie. Ah, ok, no, ce l'ho fatta. Una memoria visiva che fa schifo io. Sappiatelo. Cioè, va avverto già in precedenza. Controlliamo qua. Però c'è sempre. Sempre rosso. Dobbiamo salire forse al piano di sopra.
No, non credo. Ah, vedi? Aridagliete, Andrè, con sto tasto oggi, eh? Ok. Quello apparteneva all'indizio che ci stava dietro. C'è un indirizzo su Reddit, è proprio qui. È proprio qui, nel senso... È questo l'indirizzo. O questo. Forse questo. Vedete ragazzi, bisogna... Sì, è questo, è questo. Oh, non mi dà una palata in testa, oh. Una luciata. Avevo scambiato per una sent. Per la sentinella. Lascia stare, chi sei? Cosa vuoi? Immagino tu sia la mia nuova recluta, non sei molto imponente. Come caspita hai fatto nelle fogne? Devi essere pieno di risorse. Sto cercando una strada verso l'orte da quando ho lasciato Villa Antenna. Ma le sentinelle sono sempre sul chi... Sul chi... Che? Che? Sul chi vive. Sul chi va là, sarà. Ora che sei qui puoi aiutarmi, seguimi. Sì. È da un po' che sto escogitando un modo di utilizzare questo vecchio treno metropolitano. Ho persino le chiavi per avviarlo, ci serve soltanto una batteria atomica per farlo partire. So che la Neko Corporation ne ha una sottochiave allo stabilimento. Ho un contatto che può farci infiltrare tra di loro. Non conosco il suo nome, è il robot con il giubbotto e la catena dorata. Consegnagli il messaggio. Un esserino agile come te non dovrebbe avere problemi a sgattaiolare nello stabilimento. Ultima cosa, non esitare a chiedere aiuto in giro. Questa città è un pozzo di informazioni. Sta solo alla larga dalle sentinelle. Ok. Con il giubbotto e la catena dorata. Se ho visto un tale è stato nei pressi del night club, mi pare. Ah? Ok, del night club. Quindi, fatto sta che dobbiamo muoverci da qua e andare al night club. Comunque, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del gioco, sotto nei commenti, se... Insomma, se vi sta piacendo, se lo state giocando anche voi, se lo state giocando, a che punto siete arrivati.
Io mi sto perdendo. Allora, il nightclub. Bella. Bella cosa, è una città, il nightclub. Butta fuori. Però è chiuso. Qui è chiuso. Qua c'è il buttafuori. Ok, questo non ci interessa. Shop Street Condominio. Il club è chiuso. Questa non ci dava niente. Ah, lui dice di averlo vista al nightclub. Ok. Questo è chiuso. Magari c'è un'entrata.
Cioè, quello ci ha detto qualcosa riguardo al nightclub. Andiamo un attimo dal tizio. Sì, prima ho visto un tale che è stato nei pressi del nightclub. Ah, nei pressi del nightclub. Ok, quindi diciamo. Io lo stavo cercando al nightclub, ma il nightclub è chiuso. Mi sono riperso. Perciò, se nei pressi del nightclub, allora cerchiamo vicino al nightclub, a rigor de logica. Ti spiego per sommi capi della batteria atomica. La batteria alimenta lo stabilimento della Neko Corp laggiù, ma l'intera area è interdetta e rigorosamente sorvegliata. Controllano ogni persona in entrata e mandano via chiunque non sia un dipendente. Questa è l'idea, procurami un gilet da operaio e un casco anti-infortunio. Io resterò qui a capire il momento migliore per entrare. Allora, ah, quello, vabbè, quello è fermo. Cioè, dice un gilet da operaio e un casco antinfortunio. Vediamo se c'è qualcosa. Condominio shop. L'unico negozio da vestiti è questo, a rigor de logica.
vestiti, cioè che può vendere vestiti. Che dice questo? Sei uno di quei ragazzetti punk che ascoltano musica. Non toccare niente, non fumare. No, non vedi che non sono un ragazzetto punk, ma sono uno stilosissimo micio. Questo non mi sembra il luogo. Più adatto dove cercare questa roba. Questo è un bar. Aspetta. Poi il tizio ha il gilet antinfortunistica. Scusa. Ok. Questo è il casco antinfortunistica. Questo l'abbiamo recuperato. Non è che c'è pure il gilet da qualche parte? No, perché questo vende solo cappelli. Questo
Questo vende solo cappelli. Fatemi dare un'occhiata ulteriore, ma mi pare che questo vende solo cappelli, caschi o cose simili. Olè. Dov'è? Aspetta, allora mi sono un attimo perso. Ecco qua. Allora, questo tizio che vedete di fronte a voi ci chiedeva qualcosa da fare. Riguarda una telecamera. Riguardo una telecamera da rompere. Risentiamo un attimo. Ok. Distruggere per noi quelle tre telecamere di sicurezza. Prima mi chiedevo perché. Una. Adesso il perché ve lo faccio vedere io subito. Due. E l'altra sta lì. Olè. Adesso se riscendiamo lui ci dovrebbe dare un oggetto che appunto stiamo cercando da mezzo gameplay. Ovvero la cassetta. Così possiamo recuperarci. Grande, perfetto. Adesso andiamo nel negozio. Sì, sto facendo tipo tutorial, ma ragazzi, almeno può essere utile per quelli di voi che, insomma, non hanno capito o gli è sfuggita questa cosa. Perché a me, oggettivamente, il fatto della cassetta era sfuggito, eh. Ore. Perfetto, allora vediamo. Speriamo che ci salva perché sennò il gameplay è venuto lungo un chilometro. No, tranquillo. Non ti preoccupare. D'accordo, salta in questa scatola e ti traghetterò oltre i controlli. Ok, speriamo che ci salvi.
Ok, perfetto, ragazzi, facciamo così. Siccome ci ha salvato e l'episodio è durato abbastanza, come al solito io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!